Proponiamo con forza e determinazione la riattivazione della vecchia linea ferroviaria che collegava l'Arsenale a Nasisi e percorreva la Circummarpiccolo nei primi del 1900. All'epoca aveva uno scopo militare di trasporto munizioni e di trasporto viveri. Invece noi la vogliamo riattivare ai fini turistici con un trenino turistico che possa dare valore alla Circummarpiccolo che oggi allo stato attuale totalmente abbandonata in uno stato di degrado. I turisti potrebbero vedere quella parte bellissima di Taranto e anche i tarantini che purtroppo non si recano lì perché non c'è assolutamente nulla, ci si ritrova nel bel mezzo del nulla in un posto però meraviglioso. Nell'ambito della proposta vogliamo anche modificare quella che era in parte quella che era la vecchia linea, il vecchio percorso della linea ferroviaria allungandola a Porta Napoli. A Porta Napoli, alla stazione di Porta Napoli, in questa maniera si potrebbe unire il borgo alla città vecchia non solo attraverso il ponte girevole ma anche attraverso la Circummarpiccolo, perché una persona, un turista si reca a Porta Napoli, Città Vecchia è a due passi, attaccata, prende il treno, fa tutta la Circummarpiccolo, percorre tutta la Circummarpiccolo e arriva sino al borgo nella parte dell'Arsenale, dove inizia l'Arsenale. Bisogna pensare in maniera diversa, perché in questa città non si è immaginato sempre di avere una grande programmazione e realizzare anche in maniera concreta quelli che sono dei progetti che possono dare sviluppo e occupazione al nostro territorio. Ricordiamoci, senza esitazione, che ci sono ad esempio realtà come la Svizzera, come l'Austria, dove hanno riattivato vecchie linee ferroviarie e hanno restaurato antichi treni storici allo scopo turistico e va molto molto bene perché c'è una voglia di riscoprire alcune aree belle da vedere e lì va a gonfie vele. Non vedo perché non si debba fare qui a Taranto, dove la nostra città è sicuramente una delle più belle al mondo e va valorizzata, non come purtroppo è stato fatto fino ad oggi. Oggi Grande Taranto ha organizzato una conferenza stampa presso il Marpiccolo, sulla Circummarpiccolo, per evidenziare un problema e soprattutto dare un input alle amministrazioni e a tutti gli organi preposti per appunto dare una soluzione su un problema che sarebbe bellissimo se si risolvesse. Parliamo di quella tratta ferroviaria che anticamente serviva per far arrivare gli operai dall'Arsenale a Nasisi e che oggi e che da tantissimo tempo ormai è inutilizzata. Quindi noi chiediamo che questa tratta venga riattivata, perché sarebbe molto molto bello sia da un punto di vista turistico poter far vedere ai tanti turisti, ma anche tarantini che non conoscono assolutamente quella zona, le bellezze di quei luoghi. Tra l'altro, ecco, voglio aggiungere che proprio lì scorre il fiume Galisu, uno dei fiumi più famosi che è stato cantato dai più grandi poeti dell'antichità, e quindi dare questa possibilità attraverso ecco, la costituzione, intanto il ripristino di quella della ferrovia, della tratta ferroviaria, e poi con dei vagoni d'epoca che possano portare questi turisti in questa zona. Ho condiviso il progetto dell'Associazione Grande Taranto perché oltre che quando Ugo ne ha parlato, l'ho condiviso all'interno del partito di Forza Italia che chiaramente ha visto intorno a questo tipo di progetto una interessante proposta per lo sviluppo di questo territorio. Chiaramente Ugo ha già presentato tutto, ha già rappresentato qual è lo stato dei luoghi. Io penso che alla politica tocca il compito di fare delle proposte, perché dobbiamo andare nel concreto. A me non piace polemizzare senza fare dei percorsi rispetto alle cose che non vanno.
Io penso che all'interno, per esempio, della programmazione del Consiglio regionale, mi auguro che quanto prima finisce sta storia anche del mio ingresso in Consiglio, abbiamo la possibilità di rimodulare, programmare, inserire all'interno di quelli che saranno i finanziamenti del PNRR per quanto riguarda la Regione Puglia, la possibilità per Taranto di poter inserire questo specifico progetto, che è un progetto che non guarda soltanto alla valorizzazione di Taranto città, ma di tutto il territorio, perché questa Circummar Piccolo ha veramente un valore interessante. Questa è una bella iniziativa che hai fatto, Ugo, perché io ho iniziato la battaglia per quanto riguarda la Valle d'Itria, che abbiamo la sud-est, diciamo che potrebbe essere usata anche a livello turistico, perché se noi prendiamo la tratta Crispiano-Martina, Locrotonda però bello, e ci facciamo, io mi ricordo che quando ero ragazzino prendevo il treno da Crispiano, era meraviglioso che passi da dentro gli ulivi, arrivi, trulli, cioè un paesaggio stupendo. Se poi dopo parte anche quest'altra cosa, perché se dobbiamo trasformare l'alternativa a leva, la grande industria, non è che dobbiamo continuare a dire favole, dobbiamo anche progettare cosa deve uscire da sotto. E questo può essere una di quelle tante cose belle che abbiamo nel territorio. Ma noi come Fratelli d'Italia condividiamo l'iniziativa dell'Associazione Grande Taranto, ringraziamo il presidente Ugo Lomartire per averci voluto coinvolgere, siamo per la mobilità sostenibile, per cui riteniamo che il recupero di questa ferrovia sia un punto importante che inseriremo all'interno del programma politico amministrativo per le prossime elezioni al Comune di Taranto. Abbiamo ritenuto con favore aderire alla manifestazione indetta dall'Associazione Grande Taranto presieduta da Ugo Lomartire, in quanto riteniamo che la sua proposta debba essere coltivata e valorizzata e soprattutto debba essere supportata dalle istituzioni competenti. La riqualificazione delle ferrovie dismesse è un'esperienza che già in altre città d'Italia ha dato dei risultati ottimali, in quanto l'eventuale riqualificazione di queste strutture può essere utilizzata sia per fini turistici ma anche per fini trasportistici, per consentire peraltro anche di agevolare consentire di avere meno traffico urbano in città, realizzando delle ferrovie ad esempio elettriche, così come è avvenuto in altre realtà italiane, che potranno consentire anche ai tarantini di avere dei collegamenti più immediati e più veloci alla città. Quindi noi ci auguriamo che questa proposta sia coltivata nelle sedi competenti e noi lanciamo il là affinché questo progetto possa avere inizio. È un'iniziativa che come Confagricoltura sposiamo al 100%, perché è l'idea che abbiamo portato in tutti questi anni, quella di valorizzare con fatti concreti il Mar Piccolo e non con vincoli. L'idea di portare avanti questa ferrovia valorizza tutto l'areale che circonda questo territorio, perché è un territorio che è vocato al turismo, è vocato alla mitilicoltura, una grandissima nostra ricchezza che va valorizzata. I punti di sbarco che sono qui sul Mar Piccolo vanno valorizzati, perché è necessario incrementare il reddito dei nostri mitilicoltori. Attraverso operazioni concrete possiamo costruire un territorio che è davvero competitivo.